Futuro non è solo progresso, non è solo tecnologia. Futuro è anche anzianità, è anche vecchiaia. Ma ciò non deve spaventarci, anzi ci deve incuriosire, dato che tutti faremo i conti con gli anni che passano e quindi è sempre meglio sapere cosa ci aspetta e come comportarci. Per questo abbiamo intrapreso questo progetto con l'alternanza scuola-lavoro con la Fondazione Richiedei, proprio per interagire con anziani e con persone che si prendono cura di questi anziani 24 ore su 24. Vediamo ora cosa abbiamo imparato. La scelta di ideare questo progetto deriva innanzitutto dalla consapevolezza che la maggior parte degli studenti che frequentano la nostra scuola sceglie poi un percorso di studi universitari riguardanti l'ambito sanitario. Per questo motivo la nostra scuola ha deciso di creare un progetto di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con la Fondazione Richiedei di Gussago che potesse permettere a noi studenti di entrare in contatto con il mondo ospedaliero con maggiore consapevolezza. Per quanto abbiamo potuto osservare, l'infermiera ha un ruolo molto importante in un ospedale geriatrico. Infatti, oltre a svolgere le naturali mansioni come preparare la terapia, aiuta anche il paziente a svolgere attività che a noi sembrano semplicissime, ma che per pazienti geriatrici acuti non lo sono, come ad esempio mettersi le scarpe, vestirsi o andare in bagno. Dunque vediamo come l'infermiere ha un ruolo di sostegno verso questi pazienti, i quali si sentono accolti e coccolati, tanto da definirli in certi casi angeli. Il progetto prevede una fase iniziale riservata alle classi terze, che si svolge a giugno presso la Fondazione Richiedei. Viene fornita una prima formazione teorica riguardo alla deontologia professionale, che riguarda l'insieme delle norme morali, ovvero il cosiddetto codice etico, il cui scopo è quello di formare riguardo all'utilizzo corretto delle banche dati e degli strumenti di analisi, sempre nel rispetto della riservatezza e della dignità delle persone. Si tratta del caregiving, ossia un processo riabilitativo che tenga conto delle necessità non solo del paziente, ma anche dei familiari. Questi ultimi sono di fondamentale importanza per il sostegno morale del paziente. Questo progetto punta a portare noi ragazzi a contatto con la realtà della vecchiaia e delle sue conseguenze come la malattia e la sofferenza. Uno degli obiettivi dell'attività è la comprensione della deontologia professionale delle figure sanitarie, della multidisciplinarità nell'assistenza all'interno del lavoro d'équipe e dell'importanza del diritto alla privacy del paziente. Chi è il geriatra? Il geriatra è una persona che ha scelto di aiutare gli anziani più in difficoltà ed accompagnarli nell'ultimo sentiero della vita. A causa di malattie fisiche e mentali, spesso la comunicazione col paziente diventa davvero complicata, se non impossibile, e quindi altrettanto spesso il sentiero può diventare molto solitario. Tuttavia, a Richiedei ho trovato medici che anche nei momenti più bui hanno continuato a sorridere e a essere disponibili a dare tutto quello che potevano per alleviare le sofferenze altrui. Quindi, se dovessi dire chi è un geriatra, direi una persona attenta, piena di empatia, ma soprattutto molto tenace, che ogni giorno deve sapere ignorare i propri problemi per aiutare chi troppo spesso soffre in un abbandonato silenzio. Per i pazienti del reparto geriatrico è inoltre molto importante anche la figura del logopedista, in quanto permette loro di comprendere gli altri e farsi comprendere attraverso l'uso del linguaggio. Egli si occupa non solo di curare i difetti di pronuncia, ma anche ad esempio della memoria, della scelta delle parole o dell'uso del linguaggio scritto. Una cosa molto importante che abbiamo notato è il rapporto che si instaura tra il logopedista e il paziente, tanto che quest'ultimo spesso entra in confidenza a tal punto da raccontare i propri traumi, che non è una cosa così facile o scontata, e da condividere le proprie emozioni. Gli studenti non compiono azioni autonome, ma assistono il personale sanitario. In questo modo si instaura un rapporto con il personale che condivide la propria esperienza lavorativa e permette allo studente di comprendere le varie professioni. Questa alternanza ci ha portato non solo nuove abilità tecniche, ma anche nuove abilità morali, dato che ci ha insegnato come comportarci in un ambiente lavorativo, un ambiente che è completamente diverso da quello scolastico a cui siamo abituati. Siamo consapevoli di ciò anche grazie alla valutazione che i tutor aziendali e i nostri professori hanno steso su di noi al termine del progetto e in base al nostro operato. Questa esperienza di alternanza scuola-lavoro nella Fondazione Richiedei ha offerto una significativa opportunità di crescita cognitiva e umana, perché ha permesso da una parte di accostarsi alle diverse figure professionali operative in ambito ospedaliero, dall'altra ha permesso di rielaborare riflessioni importanti
sui diversi tempi della vita umana, quelli del benessere e della vitalità proprio dell'età giovanile, ma anche su quelli segnati dalla malattia, dall'invecchiamento, dalle sofferenze proprie dell'età avanzata. È stato possibile fare dunque un confronto con il mondo del lavoro, ma anche elaborare riflessioni importanti sulla condizione esistenziale, avvicinandosi al malato anziano per guardare da vicino quella che è definibile come zona d'ombra, ma che costituisce comunque un tempo importante della nostra vita.